Ciao Paolo, benvenuto a Good Morning Genova. Benvenuto anche a Genova. Visto che nel tuo modo di fare fumetti c'è sempre una grande importanza data alle città, Genova, l'hai mai rappresentata o la conosci, l'hai vissuta? Qual è il tuo rapporto con questa città? Allora, Genova sì, l'ho disegnata perché è la città dove Emilio Salgari è stato felice. E quindi una parte del mio libro Sweet Salgari è ambientata qui a Genova. San Pier d'Arena, credo per l'esattezza, dove Salgari viveva e dove è stato felice, ecco, credo che abbia vissuto il periodo più felice della sua vita, sia creativamente che personalmente, e infatti non a caso Salgari qui ha scritto Il Corsaro Nero, niente meno. Che nel corso della tua carriera, forse in maniera autobiografica, hai raccontato il personaggio di Zeno, hai fatto fumetto d'avventura, fumetto di genere. Qual è quel tipo di fumetto che ti fa più felice fare? Sì, forse la parola autobiografia non è del tutto insensata, nel senso che per me sia Sweet Salgari che l'ultimo libro che ho fatto, Piero Manzoni, sono delle quasi autobiografie, nel senso che mi immedesimo totalmente nel personaggio reale che racconto, ecco, e mi lanto quasi di essere diventato una Piero Manzoni, ecco, se non fosse che mi manca qualcosa effettivamente. Forse mi rende felice proprio il fatto di alternare nel mio lavoro una parte, diciamo, tradizionale, di fumetto tradizionale. Attualmente sto finendo una storia di Dylan Dog. Con progetti personali come appunto Piero Manzoni, come Sweet Salgari, quindi lavorare su entrambi i lati della barricata, ecco. E, non farei una scelta se mi dovessero dire tu devi scegliere o di qua o di là, o fai graphic novel o fai fumetto popolare, perché proprio mi piace l'alternanza in entrambi i campi. Trovo che il mio lavoro si alimenti proprio di entrambe le peculiarità. Ti chiedo un'ultima cosa veloce, proprio ispirandomi a quello che hai appena detto. Mi è piaciuto molto il disclaimer che c'è in testa al libro su Piero Manzoni, in cui dice che parte del libro è ispirato veramente alla biografia dell'artista e l'altra parte però è invenzione completa dell'autore. Meglio la realtà o meglio la fantasia? Credo che Woody Allen giustamente ti risponderebbe che è assolutamente meglio la fantasia. La realtà spesso è veramente triste e dura, ma trovo che un bel libro, un bel film, un bel fumetto sia bello quando non si riesce più a distinguere la differenza tra realtà e fantasia.